Eccoci qua. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ci sto mettendo tutti insieme. Ci vedete ora tutti insieme. Siamo tutti in stessa dimensione. C'è qualcuno in caricamento con la fotocamera? Non capisco chi è. Ah, è Camilla. Camilla in caricamento. Siamo in caricamento da tipo 2 ore, per cui non ci stupiamo di queste cose. Fateci sapere se ci sentite bene e tutto quanto, che stiamo facendo un po' di cambi di regia. Buonasera Camilla... Genix. È ferma Camilla. Sì, Camilla, prova a disattivare disattiva la fotocamera e riattivala. E altre 2 ore. Vabbè, succede. È il bello della diretta, ci sta. Buonasera Bibina. Ci sono ora? No. Ma prima c'eri, non capisco, è l'universo contro di noi. Contro Camilla. Vabbè, ci sta, dai. Ok. Via Kicks. Si sente bene. Saluta. Grazie. Ciao Sasuke, grazie per l'iscrizione. Grazie mille. Camilla, quindi boomer. Possiamo iniziare? Sì. Camilla boomerissima, sì. È contro di lei, infatti, oggi. E a proposito, in chat hanno scritto Camilla boomer per riprendere il tema di oggi, no? Chi è il vero termine, insomma, abbastanza violento oltretutto, cioè classificare una persona come boomer è proprio veramente come una sberla in faccia ogni volta. No, è un concetto storico, io l'ho sempre visto come una bella cosa. No, è come viene utilizzato, non parlo del termine per sé, no? Cioè nel senso sicuramente ha un valore storico, però come viene utilizzato è abbastanza violento. Taci tu boomer, no? Quindi non hai neanche diritto di esistere, di esserci in queste piattaforme. E io ne so qualcosa perché, insomma, gli insulti ne prendo tanti su questo argomento. Quindi, ragazzi, la novità, appunto, come avete visto, che mi sono inserito in questa live con gli influencer, semplicemente perché a furia di mandare messaggi che non venivano calcolati, ho detto, sai che c'è, vengo a dirveli in diretta perché ho delle domande da farvi. Quindi vabbè, la prima, insomma, come sono andate le vacanze, ragazzi, perché poi alla fine stiamo tornando oggi operativi dopo un bel periodo di vacanza, no? Ci siamo fermati per un bel po'. Com'è andata? Io non le ho sentite queste vacanze, non sono esistite. Ma non le hai sentite? No, non sono esistite, no, ma io sono in sessione piena, ragazzi, io sono in clausura, e quando non sono in clausura faccio cose. Ecco, in clausura proprio no, non è vero, però ti dedichi a tante cose. È stato un periodaccio. Senti Marco, a proposito di clausura del buon Panozzo, metti il suo video, in ogni caso... Che così andiamo a rivedere un po' cosa è successo in questo 2022. Adesso... E poi io ho scoperto dopo, lo volevi far rivedere questa cosa. La cosa mi imbarazza. Io non ho niente. L'ha scoperto prima. Vedere un secondo, no, così. È bellissimo quel video. Poi parliamo del 2023 dopo. Ma tra l'altro, ciao Tizio. È contentissimo perché siamo su Discord. Lui lo aspettava il Discord per gli abbonati. Vale non c'è stasera, Jack X. È ancora in vacanza. Beata lei. Ci sarà dalla prossima live. Ok, avvio il video. Dovreste premere tutti su Va in diretta, così lo vedete. Che imbarazzo, ragazzi. Signori, il 2022 è ormai stream. Un anno di addii, ma di tanti ritorni. Il successo quest'anno è appena uscito. Cerchiamo di ricordare questi vecchi giorni. Il primo a tornare è stato Sergio Mattarella, rieletto a gennaio, aveva già detto bella, ma non abbiamo avuto il tempo neanche di festeggiare che Putin dalla Russia ha smesso di cazzeggiare. L'Ucraina è stata invasa ed è stato un bello shock, tipo uno schiaffo. Will Smith e Chris Rock. Nel 2022 è tornata pure la guerra, stiamo cercando in tutti i modi di andare via dalla terra. È stato l'anno più caldo, l'anno più inquinato, siamo 8 miliardi e Massimo è superato. La felicità si sente, diceva Rousseau. Qua però siamo tutti sordi. E allora? Chapeau! Sì.
Ma poi quest'anno tantissime elezioni, Macron, Lula e pure la Meloni. Ma il primato se lo prende di sicuro la Truss, che se n'è andata più veloce dell'aumento del gas. Del 2022 ogni ricordo è un po' fioco. Oh, Di Maio che vola! Il dimesso con Cedric, conosciamo così poco. Se ne sono andati tanti durante quest'anno, la regina Piero Angela e la signora in giallo. Internet Explorer anche quello è sparito, ma lui è un po' lento, non l'ha mica capito. Non potevi non seguire il processo, Hordedè. Ho guardato mille video per colmare questo gap. E poi 16 settembre Masha viene uccisa in Iran. Se ne va nel vento, come disse Dylan. Ma il suo messaggio è destinato a rimanere. In un mondo libero non servono catene. Anche il mondiale in Qatar poi da scandalo è ricoperto, ma in campo la spunta Messi che... Insomma, com'è andato il 2022? È ora di tirare delle somme tutte tue. Non importa se è brutto o ti ha emozionato, se ti ha fatto schifo oppure l'hai adorato. Se anche solo una cosa ti ha reso un po' contento, non lo considererei proprio un grande fallimento. E ricorda, se Natale lo passi con i tuoi, per il Capodanno. Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? Ma perché Giacomo si cringia? Sì, Giacomo era imbarazzato. Bellissimo. Giacomo per niente imbarazzato. Veramente per no, niente. No, io non ce la faccio. Ma sì, insomma, intanto vabbè, nel ricordare un po' cosa è successo in questo 2022, perché ha fatto veramente una sintesi molto, no? Cioè, è andato a toccare un po' tutti i punti. Vediamo un'altra passione di Giacomo, che è quella del canto addirittura, no? Perché non è vero, non tutti sanno che tu in realtà fai anche il conservatorio. Eh sì, capita, ma non canto, cioè non... ogni tanto canto però la musica, cioè, la materia, io dovrei andare a coro, però è una materia che è abbastanza aiuto, però non canto, raga, toglietelo dalla testa, non esiste neanche sotto la doccia, meglio di no. No, sotto la doccia sono un campione, ragazzi. No, vi faccio una domanda, perché allora, io, voi sapete che sul mio profilo ricevo un sacco di messaggi legati all'emozione, ma molti sono legati a genitori che fanno fatica, no, a parlare con i figli o a relazionarsi o per mille motivi. E una delle domande è, ma i figli che stanno via di casa, no? Già, voi siete una generazione, siete già più adulti, quindi bene o male vivete, ognuno vive un po' fuori, no, dall'ambito familiare. Quando torna a casa, cosa cerca? Cerca di recuperare il tempo perso, di ricordare un tempo passato che, insomma, no, quel bambino che c'è in noi, o bambina, beh, ci mancherebbe, o invece negli anni si creano, che ne so, delle relazioni o c'è una novità ogni anno che cambia e trasforma il vostro rapporto con i genitori. Com'è la situazione secondo voi? Giacomo, tu, vabbè, non è che devi tanto... No, io voglio solo capire come hai fatto a passare da io che canto a questo momento incredibile. No, pensavo ci fosse una connessione a un certo punto, infatti ho detto, che ho fatto? Non ci deve essere connessione, nel senso che abbiamo parlato... Ok, sto cercando di capirla io. Te la spiego, perché abbiamo parlato delle vacanze, abbiamo parlato in ogni caso del Natale, no? Il tuo video parlava di Natale, Capodanno, e quindi... l'associazione è la famiglia, come abbiamo passato le vacanze, piuttosto di dirvi come è andato il vostro Natale, dove sei andato in montagna in vacanza da mamma, vi faccio questa domanda che può essere utile proprio per capire, no, ripeto, come un giovane vive questa situazione, perché non avete ancora un'età dove il ritorno dai vostri genitori, un po' come la mia età, è diverso, no, che ai 25-30 anni. E quindi sono curioso, è una domanda. Rispondi tu, Giusy, va, che il meridione su questo... Il meridione. Allora, io in realtà vivo fuori da quando ho 19 anni, perché ho studiato fuori, quindi sono 10 anni che vivo fuori ormai. E tornare a casa, allora, ci sono vari motivi. Sì, per, diciamo, ritrovare i miei familiari, perché appunto sì, c'è il desiderio di recuperare il perso, allo stesso tempo dopo un po' di giorni diventa frustrante, ma non tanto per loro, perché veramente è in generale tutto il contesto, perché io personalmente non sono andata via perché non mi trovavo bene con la mia famiglia, proprio sono andata via dal paese perché volevo andare via dal paese,
e da quel tipo di mentalità. Sì, no, all'inizio va tutto bene, bello, si mangiano i piatti, no, che ti fa la mamma, cioè è un po' come tornare anche un po' indietro nel tempo, però insomma deve essere limitato. Ecco, tre giorni, ok. Camilla, tu? Io sono molto in linea con Giusy, nel senso che anch'io sono andata via di casa a 19 anni, quindi anch'io sono quasi 10 anni vivo fuori, al nord, e quando torno c'è un po' una doppia faccia, nel senso che da un lato è bello perché è come se non fosse passato neanche un giorno, perché rivedi veramente gli amici di una vita, fraterni. Dall'altro lato, a quasi 30 anni, senti un pochino quella spinta, ecco, a tornare alla tua quotidianità, alle tue cose, la tua vita che hai da tutt'altra parte. Quindi sì, c'è un po' un'ambivalenza, anch'io sono per il tempo limitato, ok, troppo a lungo diventa problematico. Camilla, sai che non ti si vede, si sente questa voce bellissima, ma arriva da una schermata nera. Io ci ho provato a ingrandirla, infatti. Due punti di viola che non c'è stato verso. Nel frattempo, Tizio in Incognito si è abbonato per il quarto mese, ragazzi. Grande. E infatti riproduco di nuovo il suo alert, perché adesso quando vi iscrivete o vi riscrivete potete mandare un messaggio e c'è una voce robotica che vi legge il messaggio. Ora riproduco il messaggio. Quanto così. Felicità. Ho paura. Che ora la sarete... No, voi su Discord non lo sentite perché è su Twitch che lo sentono. Però in pratica è una voce che legge quello che loro scrivono. Quindi quarto mese, felicità. Grazie. Felicità. Grazie, grazie mille. Tu, Marco, invece vivi con i tuoi, quindi cioè, bene o male vivi con tuo papà, quindi sì, non hai questa... No, esatto, non ho quel problema, però negli anni ho sempre visto il rapporto con in generale i familiari scendere sempre un po' di più, andare sempre un po' più a scemare. Prima sentivo appunto il Natale, le feste come un qualcosa dove appunto ci si riuniva tutti quanti, perché i parenti non li, cioè almeno da me non li frequento tutti i giorni, anzi li frequentavo solo durante le feste. Adesso è addirittura peggio, quindi alcuni parenti non li frequento proprio più, quindi proprio triste come cosa. Tu, Padozzo, invece, che sei sempre in giro per il mondo, io, in realtà non sei sempre a casa. No, in realtà no. Però, riguardo a quello che dice Marco, mi ci sono ritrovato abbastanza, nel senso che la parentela larga va un po' a scemare, sempre di più. Cugini, zii, a meno di avvenimenti che dopo un po', perché quando sei più piccolo, sai, i cuginetti, fai la cresima, fai la comunione e ti trovi, cioè ci sono quelle due volte all'anno. Poi io abbiamo delle famiglie enormi, io ho 10 cugini da una parte, 9 dall'altra, è un casino, e quindi ci si trovava. Però paradossalmente con questo scemare delle parentele larghe si vanno a intensificare quelle brevi, almeno nel mio caso. Ad esempio, io ho una sorella molto più grande di me, 7 anni più grande di me, e quindi con lei c'è sempre stato un piccolo distacco, perché ovviamente quando lei aveva 14 anni era io ribellina, teenager, io ero un bimbo piccolino che si caccava addosso, l'idea era quella. E quindi la cosa è proprio quella, che non c'era mai stato un livello di... E invece adesso, paradossalmente, anche per questo divario di età, anche per il fatto che non ci si vede più come prima, perché lei abita da una parte e io abito dall'altra, si è rinsaldato molto di più, paradossalmente, questo rapporto. Beh, anche Andrea ha una sorella più piccola, la sta scoprendo adesso, no? Stavo per dire la stessa cosa, che io ho una sorella, al contrario, molto più piccola di me, quindi non ho avuto mai un rapporto intenso nel periodo in cui ovviamente lei era piccola, io ero adolescente, perché ci passiamo 9 anni, lei è del 2005, io del 96, però devo dire che ultimamente, col fatto che sto molto meno a casa, che come dice Giacomo... si sono anche un po' sciolti i legami con gli altri parenti, l'ho rafforzato, infatti l'ho portata in viaggio, vabbè, ma poi penso sia una questione di tempo, è normale che lei adesso ha 17 anni è più vicina, no? A me che ne ho 26, quindi condivido assolutamente, però al contrario, con la differenza di età opposta. Veronica, tu? Allora, sul fatto di tornare bambina, io lo sento molto quando torno in Polonia dai miei nonni, perché li vedo comunque solo una volta all'anno. E quindi sì, sicuramente con i nonni, sì, cioè indubbiamente la settimana che si torna lì mi piace sentirmi coccolata, mi piace insomma tutte le attenzioni, no, che possono dare i nonni, poi potendoli vedere molto poco
approfitto particolarmente, ecco, di quelle sensazioni. Invece in ambito genitoriale, io sì, vivo da sola, però vivo da sola in generale, quindi non solo, diciamo, quando sono fuori casa per studio, e quindi in realtà paradossalmente i miei genitori li vedo abbastanza spesso, magari una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, però per pochissimo tempo. Un pranzo, durette. Perfetto, perfetto, perfetto. Sì, sì. Però di più sarebbe, cioè non riesco a immaginarmi una vita con loro in casa, ad esempio, proprio perché io ormai ho sviluppato delle mie abitudini personali che non potrebbero essere collidenti con invece la loro quotidianità. Che per tale. Me... La cosa peggiore per me sono gli orari del pranzo. Gli orari per me. Nel senso che mangiare a pranzo... Poi, no, ma perché poi io ho imparato, uscendo da questa valle nordica, che la gente mangia degli orari sensati. Nel senso che noi a casa, cioè, noi mangiamo, tipo la cena è tipo 7:30. Per me... No, 7:30. Però l'ho scoperto dopo. Eh sì, io pensavo che in tutto il mondo fosse così, non è no, vero. Io se torno a mangiare da mio papà... Se li porti in viaggio a Roma, cioè l'orario romano per loro è colazione, 10 di sera, 9:30. Dipende se vado a mangiare da mio... Dipende se è stato d'inverno. Ah beh, certo, giusto, anche questo. Scusa Veronica, stavi dicendo? Dipende se... Cioè... Se no, sul fatto appunto degli orari... non con l'idente, come diceva Giacomo, lui cita la cena, io cito che se vado a mangiare da mio papà io devo essere lì alle 11:30 perché a mezzogiorno in punto si mangia, cioè, quindi insomma non è esattamente la mia vita. Hai figlio? Sì, sì. No, vabbè, ma comunque vabbè, è così un po' da tutti, eh? Cioè, mia madre ad esempio, se dici 8:30 alle 8:31 non sei a tavola, è capace che ti butta via la roba, dice ormai da buttare, quindi non si mangia neanche più. No, sapete perché ho voluto introdurre questo discorso? Perché un'altra questione, e la rivolgo sempre a voi, perché allora la tendenza, soprattutto nelle nuove generazioni, dei genitori è quella di sacrificare completamente la loro vita per stare dietro ai figli, no? Cioè un tempo, io parlo per me, per dire, io a 6 anni avevo le chiavi di casa, figlio di ragazza madre, cioè, fatti una vita e torna a casa, dammi una mano. Questo è stato un po', no? Però erano altri tempi, ci mancherebbe. Oggi c'è questa, no? Attenzione di portare il bambino, ma bambino sino a età, voglio dire, anche 18 anni, no? Cioè, io ho un'amica che ha dei figli grandi che fa tutto la mamma, no? E tendenzialmente queste persone però sacrificano la loro vita, quindi non hanno hobby, non hanno passioni, limitano il loro tempo, no? Pensano solo ai figli. No? Ma i figli, no, dico, ma i figli, come stiamo vedendo, in realtà dopo 3 giorni, no? Dopo che abbiamo mangiato il piatto buono, la coccola, ci siamo detti che ci vogliamo bene, io mi vado anche a fare la mia vita, no? Solo che per un genitore a quel punto riprendere la sua vita in mano è un po' un casino, perché si è dimenticato come si fa, no? Sì. Quindi vorrei tanto, io vorrei dirla a questi genitori, smettetela, però non, come fai a dirlo? Non, è impossibile. Ma da punto di vista di figlio, preferite un genitore che sacrifica la sua vita e arriva a un punto a portarsi come bagaglio la frustrazione, o un genitore meno presente che però coltiva le sue passioni e porta in casa un sorriso e gioia? Via di mezzo? No. No, secondo me non esistono solo queste 2 opzioni. E qual è la terza opzione? No, no, ma non esistono neanche 3 opzioni, cioè è una casistica. No, dicomi, no. Scusami, è una casistica secondo me così ampia che è molto difficile, cioè tu secondo me lì devi andare a vedere caso per caso, situazione per situazione, perché altrimenti il rapporto genitore-figlio è così soggettivo della singola casistica che molto probabilmente è impossibile fare una stima generale di tutti i vari rapporti, secondo me, e quindi... Non lo so, io ti posso dire che per me c'è stato sempre un giusto bilanciamento in realtà, e quindi non c'è mai stato un eccesso né da un lato né dall'altro. Non a caso sei un influencer, però. Cioè, tu devi... Allora, adesso scherzando, adesso dico influencer nel senso non sei come tanti, Giacomo. Cioè, no, non è che voglio fare di voi un'elite, però, no, però è importante pensarlo, perché in realtà non è vero quello che stiamo dicendo, perché la casistica è molto alta perché c'è un modello
dove addirittura vede la donna che se non si occupa del figlio, non lo porta di qua, di là, di su, di giù e lo lascia anche 2 ore dai nonni, beh, le fanno pagare anche le pene, no? Perché, ah, che madre che sei, lasci tuo figlio dai tuoi nonni per andarti a divertire, dai tuoi genitori per andarti a divertire. Cioè, c'è questo senso di colpa, cioè il nuovo modello è di questo genitore che deve accompagnare a 350 attività, deve stare sempre dietro ai figli e sacrificare completamente, ma non per necessità, perché mia madre ha sacrificato una vita per mantenermi. Qua si parla di sacrificare fondamentalmente il tempo perché va dedicato completamente ai figli. Cioè, e ti dico, non è che sicuramente poi esiste, cioè io ho detto, ho fatto un video dove dico grazie mamma, mi hanno insultato, no? Per dirti, quindi ci sta che ogni caso è a sé. Però la questione è, voi, no, in previsione di fare dei figli, sacrifichereste le vostre passioni? Mai. O... ecco perché non ho in previsione di fare dei figli. Te lo dico proprio sinceramente. No, io vedo molto, molto onestamente il figlio, mi dispiace dirlo, però è quello che io sento. Vedo il figlio come limitante, cioè al momento attuale lo vedo come ostile alle cose che io voglio perseguire, perché so che un figlio comunque va seguito, cioè ti impegna la vita, fino ai 12 anni tu hai finito di vivere in sostanza, perché comunque devi stare dietro a un piccolo umano, quindi mi limiterebbe nei miei sogni, e da lì potrei anche provare frustrazione, questa frustrazione poi potrei anche riversarla sul figlio, quindi non ha senso poi fare un figlio se non te lo senti davvero, perché molte persone si sentono in dovere, data la questione biologica anche della società che ti dice fai il figlio entro i 30, e poi si ritrovano appunto incasinati e poi si ritrovano a 50 anni o a 60 a vivere una seconda giovinezza che non hanno mai vissuto. Scusate. Anche questo sta succedendo, non a caso, no? Molto spesso anche prima dei 50 mettendo a disagio i figli stessi, perché succede questa prima. La questione, volevo arrivare lì infatti, perché poi ci arriviamo sul discorso del video che hai captato tu, lo sto collegando fondamentalmente, no? Quindi esatto, cioè a un certo punto io mi ritrovo genitore, no, 40 anni, ho un figlio di 20 e faccio quello che fa mio figlio, no? Dico io, per dire, no, poi ci sono le mamme, no, ok, e questo crea imbarazzo, quindi, cioè per quanta comprensione, per quanto, voglio dire, un figlio possa accettare, in realtà alcune cose secondo me vanno fatte all'età che vanno fatte, no? Sì, è appunto dall'emulazione del modo di fare dei, chiamiamoli, giovincelli, da parte delle persone più grandi, da noi viene automatico dire cringe, quando ci capita di vedere delle situazioni, diciamo dei modi di interazione giovanili, o almeno quando la persona grande ci prova, che però non vanno nel segno, cioè non funzionano nella persona un po' più grande, perché non lo so, ci dà qualche input sbagliato, quindi da lì ci viene in mente la parola. Facciamo una carrellata, che così lo capiamo un attimo un po' tutti. Vi chiedo 3 cose che per voi veramente da vedere sono proprio cringe. Ma okay. Nei genitori? No, non in generale, sì, degli adulti, non genitore solo, okay. Non detto genitore, ci mancherebbe, degli adulti, ok? Così poi ritorniamo al cringe e al boomer, che è la questione un po'. Giacomo, 3 cose che reputi cringe. Al momento vai da solo in schermata, Sì, sì. Lo so che non sei preparato, volutamente. Vai, 40 secondi a testa, ma 30 secondi a testa, vai. Vai, c'è il timer, è iniziato. Vai. No, ma c'è il timer davvero? Sì, sì. Certo. È sopra la tua testa ora, Giacomo. Beh Giacomo, 3 cose cringe. No ragazzi, non mi viene in mente niente, ma perché è una cosa così strana. Cioè, il cringe alla fine è l'imbarazzo di seconda mano, cioè di riflesso, ok? E finché però non sei lì che lo provi, cioè non saprei dire. No, beh. Vai, allora, Giusy, 3 cose cringe. Le prime 2 che mi sono venute in mente, non ho la terza, sono
le emoticon, le emoji, quelle proprio scritte in massa, che poi in realtà le faccio anch'io, però c'è un modo di scrivere i messaggi che a volte è un po' cringe, e di conseguenza, sempre relativa alle chat, le immagini su Facebook o su WhatsApp, buongiorno, mamma mia, i cuori, cioè quelle sono... È che, vedi, io ho un problema con queste cose e me ne stavo rendendo conto proprio adesso. Io ho un amore sfrenato per le cose cringe, ok? Io ci vado matto, ok? Perché so che sono cringe, ma io non le percepisco come tali e mi piacciono da matti. Cioè io molto spesso imbarazzo i miei amici in situazioni normalissime giusto perché adoro questa cosa. Tipo, vado in farmacia, stiamo passeggiando, vedo una farmacia, io ci entro e gli chiedo una pomata per le emorroidi con loro vicino. Ma perché? Perché mi diverte come un matto l'imbarazzo di riflesso e non so perché. E anche se la lasci lì. Chiudi. No, no, e poi mi dico, no, ma era per lui e me ne vado e lo lascio lì da solo. Ma sai cos'è? Che forse, cioè, a te piace il cringe, però in compagnia di persone, diciamo, della tua generazione o giù di lì. Però il cringe creato da persone grandi, cioè che tu proprio dici, ah, quello secondo però me non... Cioè le immagini di Buongiornissimo Caffè, io ragazzi, cioè boh, che ridere, non mi fanno più imbarazzo ormai, cioè le ho molto... Però che ridere anche se te le manda tipo un parente, tuo zio. Cioè. Sì, vabbè, perdonami, che mamma mia, wow. Tutte le per Natale, cioè non mi chiamo e manda la foto, buon Natale con tutte mamma le... mia. Gattini aiuto. Brillantinosi, sì, quelle cose esatto. Lì, un po'... Sì, cioè, vabbè, fa ridere, ragazzi. Cioè, Jack Kids... Sì, sì, no, fa ridere. Fa ridere, sicuramente. Sì. Luzzo, le cose cringe. Nella loro ottica non faccia ridere, cioè loro le mandano seriamente. Guarda che immagine carina ti sto mandando per farti un sì, Natale. Mi fa ridere, è proprio quello che fa ridere. Sì, oppure le catene, quando ti arrivano le cose su WhatsApp, tipo il tuo numero è stato segnalato, devi andare su impostazioni e fare queste cose, loro ci credono. Ma esistono dicono, ancora? Mi raccomando. Sì, sì. Sono sempre verdi. Non so se è definito. Se vi arrivano, se me li inoltrate, io sono solo contento, ragazzi. Nuzzo, tre cose cringe. Vabbè, dato che parliamo di strumenti digitali, una cosa che secondo me è cringe, ma non di per sé, perché non c'è nulla di male, ma il modo in cui viene utilizzata è... Ora si offenderà qualcuno che magari sta vedendo questa live. È la cover a libretto. No, che odio! Non so se definirla cringe, grande perché fan. Non è propriamente cringe. Quello è boomer, secondo me. Però no, attenzione, io la cover a libretto ce l'ho avuta. Quando avevo il Samsung Galaxy, io ce l'avevo e mi piaceva pure un sacco. Tipo nel 2010, così. Secondo me, guarda, la cover col libretto è al pari dei calzini con i sandali. Cioè è la stessa cosa. Addirittura, sì, addirittura. Sì. Ma la cover col libretto in realtà sarebbe... Io ho due cose da dire su questo caso. Però, il problema... Punto numero uno, io sono diventato un enorme cultore nell'ultimo periodo dell'infradito col calzino. No! Punto numero due. Vabbè, perché sei vicino a loro. Allora, va bene tutto, io ci sto comodo, non so se ho parziali geni tedeschi che mi dicono questa cosa, però io mi trovo bene. Punto numero due, per quanto riguarda quello che ha detto Andrea mi sono super perso. Cosa hai detto, Andrea? Non so, però sto mandando... Ah, della cover a libretto. Perché hai mandato una forchetta? Esatto, la cover a libretto è una figata. Cioè, io non ho perso carte di credito così. È incredibile. Ma esiste anche quello chiamato portafoglio? Sì! Però è una cosa in più. Quello. È una cosa in più. Io ho risolto perché ho comprato il portafoglio, quello che si attacca all'iPhone. Quindi ho la cover a libretto senza la cover a libretto. Vedi che io sono sempre più convinto di essere io molto più dalla parte di Michele che dalla vostra, raga. Io la mia cover del cellulare praticamente era alta così perché c'erano di tutto, c'erano delle ricevute, biglietti, era una cosa allucinante. Poi me l'hanno tolta. Linguistica attiva, Veronica, tre cose cringe. Allora, per me... i selfie su Facebook con le frasi tipo
sono emersa in mezzo ai lupi e sono diventato capobranco. Mamma mia. Se quello lo fanno più tipo alcuni adolescenti, secondo me. No? No, io lo so, io vedo più che altro, diciamo, delle persone un po' più grandi farlo. E in particolare un tipo di selfie, questo lo metto come secondo punto, che è quello fatto tipo così, non so neanche come spiegarlo. Ok, ho capito. E poi come terza cosa, non è il mio momento, ok. Come terza cosa, no, le altre cose le avete già dette, perché avete già citato le catene. Mandare a ripetizione tipo tutti i giorni dei video di YouTube che gli hanno fatti ridere, così a caso, cioè senza motivo logico. Io mi sto sempre più preoccupando, perché ogni cosa che dite ci penso in atteggiamenti della mia vita. No, io sono iscritto a una decina di gruppi su Facebook, 6 di inserire il nome del paese, sì. Ok, ah, sì, certo, io sono iscritto a una decina di questi, il mio paese, ma anche tipo 10 altri, ma non tanto perché ci sono mai stato in quei paesi, oddio che beh, ma perché io mi diverto come un matto a vedere questi che si mandano i selfie di dove sono, e il cane ha fatto la cacca qui, bisogna pulire, cioè io queste cose... E vedi, e mi sto preoccupando, perché ogni cosa che dite io ci sguazzo dentro, è un casino. Vabbè, ho imparato che sono Marco, abbiamo un Eurosgami che non riesce a entrare? Ha problemi con la fotocamera, non ho idea, non... È un casino, ha problemi con la fotocamera e col microfono. Ok, microfono. Sono due cose abbastanza importanti. Nulla, in fondo audio e video ci serviva. Se ci fanno una donazione da 400 euro le compriamo una fotocamera. No, scherzo. Ciao. Tu anche on Netflix, Marco, le hai dette le tue cose, le tre cose cringe? Sì. No. No, Marco, no. Ma ne ho dette neanche io ne ho detta una. Se non ti muovi. Cose cringe. Vabbè, allora, tipo, da noi in Sardegna c'è tipo un detto in sardo che a chi ni mali ci olliri, sinci graviri, vabbè, a chi ci vuole male, sia pura. Esatto, se ne va da quel paese. Queste frasi vengono dette sempre da quelle persone, tipo, gli altri sono invidiosi, e l'invidia è una brutta bestia, cioè queste frasi un po' mi fanno cringiare, tipo, dico, dai, basta, siamo nel 2023 ormai, esiste l'invidia, però anche meno, non c'è bisogno. Poi altre cose cringe, tipo la K per dire perché, tipo in sostituzione di CH, quello lo odio. CMQ, vabbè, esatto, ma voi non vedete un certo riscontro tra quello che noi facevamo da adolescenti e quello che ora fanno le persone sopra una certa età? Hanno ripreso i nostri tratti. Cioè noi l'abbiamo, tra virgolette, superata, ci siamo passati, l'abbiamo superata, loro invece continuano a sguazzarci. Cioè, secondo quale teoria sociologica, perché è successo? Tra l'altro noi siamo perdonabili perché eravamo adolescentelli, cioè io penso sempre così, dico, vabbè, noi eravamo delle menti piccoline ancora, invece poi cosa è successo? Vabbè. Sai cosa è successo secondo me? Allora, forse una spiegazione la sto trovando, che noi avevamo le menti piccoline e ci eravamo appena approcciati ai social, e è lo stesso per loro, cioè magari loro apprendono più lentamente di noi, si sono appena approcciati al social e quindi sono un po' la nostra versione nel 2010 però da adulti. Secondo me è un po' questo il senso, no? Ma di chi stai parlando? Sempre degli adulti? Cioè di quelli della mia età? Esatto, degli adulti che utilizzano i social in modo cringe, ripeto, lo utilizzano nella stessa maniera imbarazzante in cui li utilizzavamo noi magari 10 anni fa, quindi secondo me c'è un riscontro, c'è un collegamento, non lo so. È valore guarda. Qui ecco perché è importante questo confronto, no? Perché vi spiego. Il discorso non è questione, perché io vedo anche dei miei amici che sono anche più sgamati di me, no? Utilizzano social, utilizzano anche la tecnologia in generale, no? Proprio il web, internet, sono aggiornatissimi, sanno tutto. Però io poi guardo voi come utilizzate lo strumento e non c'è verso, noi siamo semplicemente un'imitazione, noi stiamo imitando un qualcosa che non ci appartiene, punto. Possiamo usarlo bene, possiamo fare dei video bene, però poi alla fine lo diventiamo così. Non voglio citare dei nomi, però ci sono dei personaggi che hanno iniziato a utilizzare i social e adesso io veramente, e sono miei coetanei, non li sopporto,
per come li stanno utilizzando, perché stanno andando oltre, no? Cioè, c'è sempre quello che diceva prima Giacomo, dipende, e c'è sempre una via di mezzo, no? Per qualunque cosa, non esiste un giusto o sbagliato, come non esiste una verità. No, ci sono delle interpretazioni, però è vero che il trend è un po' questo, no? Cioè, in generale. Salutare psicologa cruda che ci saluta tutti. Ciao psicologa cruda, benvenuta. Oh. Grazie, grazie. No, quello che diceva invece Jack Six, che nome difficile, Marona, per uno come me, perché diceva basta con, no, questi termini. Perché? Cioè, noi ormai definiamo tutto, no? Qua Neurosgami potrebbe aiutarci sul fatto che adesso qualunque comportamento, qualunque azione, qualunque ha un nome. Che se tu batti le ciglia tanto velocemente, sicuramente c'è una corrispondenza ed è o una patologia o qualcosa che si può curare, perché ormai c'è un nome per tutto. È vero o no? Sì, 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 questo è vero, e poi anche improprio a volte, nel senso che spesso anche quando una persona della nostra età, non lo so, fa una cosa o non sa come funziona una certa roba, ti dicono boomer, che in realtà non c'entra niente con la generazione a questo punto, cioè ha acquisito proprio un altro significato a questo termine, secondo me. Ma anche questa cosa qua di classificare tutto, no? E di dare anche questi nomi, no? Come il discorso del cringe, il boomer, no? Non vi nascondo che per noi adulti è un po' limitante, no? Perché non siamo mai tranquilli, no? Non siamo mai, cioè, aggiornati. Ci comportiamo, no? In ogni caso sappiamo di venire giudicati, no? Perché poi alla fine è vero, e voi oltretutto siete anche una terra di mezzo, perché avete un'età dove non avete neanche così tanta carica di giudizio rispetto ai tredicenni. Perché io sento dei 13-14 anni che sono veramente tremendi, no? Cioè non puoi fare niente, che ti guardano, perché, cioè, io già per la mia età sono defunto, non mi spetta di diritto vivere, non so come dire, no? Cioè, è una cosa allucinante, ma, wow. Ma è così. Ma sul discorso sempre dei genitori, no? Si parlava prima di imbarazzo. Veronica ha visto una delle notizie così di attualità, no? Che ci voleva segnalare, era proprio quella di questo, non so se facciamo vedere il video, Marco? Sì, se riesce a riprodurlo, perché a quanto pare sta un po' laggando, no, la live, un po'... è uguale, altrimenti sì, sì. Ne parliamo, cioè di una coppia di genitori fondamentalmente che ha deciso di su Pornhub di aprire un suo canale e di fare fondamentalmente del sesso la loro professione. E loro, oltretutto, dicono: questo ci permette di stare più con i nostri figli. Quindi, ritorniamo al discorso, no, che hanno unito l'utile al dilettevole, quindi la professione la fanno in casa, ci mancherebbe. Ma io sicuramente non sono quello che giudica, perché ci mancherebbe, proprio lungi da me l'idea di giudicare qualcuno. Ma secondo voi, da figlio, no? Per quanto a normalità, per quanto, voglio dire, possiamo essere, pensare di avere dei genitori che utilizzano i social in questo modo, come vi fa sentire? Come, pensateci un attimo, come, ripeto, non è un giudizio, è solo... Secondo me bisognerebbe un po' trovarci, sì, e soprattutto lì la bravura sta nel genitore, cioè è ovvio che se di punto in bianco arrivi quando il figlio è grande e dici: ah, guarda cosa facciamo, non c'è il minimo tatto, però se gli sai spiegare la cosa, gliela sai contestualizzare, non deve essere per forza una rivelazione. Sono d'accordo, no, ma io sono d'accordo che tra genitori e figli si possa trovare sicuramente, ma secondo te, compagni di scuola, amici, vicini, noi siamo così pronti per una mentalità così aperta, soprattutto in Italia? Decisamente no. In questo momento in Italia non è pronta. Non siamo pronti, però è assurdo pensare che tutti i pornoattori non abbiano figli e famiglia. No, cioè, ce ne sono così tanti che dici, boh, ce li avranno anche loro dei figli, no? No, ma io dicevo in casa, perché loro citavano proprio il fatto che
la loro attività, come noi facciamo TikTok e Instagram, loro utilizzano la casa per, come sfondo cinematografico, no? Quindi, e con i figli in casa, cioè questo era un po' il discorso, non davanti, non credo, però voglio dire, è casa loro e... Possiamo vederlo il video? Sì, perché lo metto, vai. Conoscono perfettamente la nostra casa, la nostra cucina. Voglio trasmettere poi nel porno quello che sono io. Cioè non sono una che si mette gli outfit. Sì, infatti alla fine gli ho sempre detto che in pigiama mi tirava di più. Cioè, se io mi vergognavo a spogliarmi, cioè, e adesso mi spoglio davanti a chiunque, l'Italia intera. Poi alla fine non mi interessa di quello che pensano, è il tempo che tu dai al tuo figlio che cambia, sì, sì, diciamo, le cose, e non è quale lavoro fai. Ciao, siamo Giulia e Nicola e oggi siamo qua a raccontarvi che cos'è Exout, sia per noi sia per i nostri followers. Abbiamo fatto un video in cui lui faceva il piastrellista. Perché ridi? No, perché non posso dirlo. No, niente, che ho... mi è capitato di trovarli in giro per il dark web, insomma. Cioè, nel senso... Come il dark web? No, no, il dark, sì, web. Il dark web. No, che era un... Rivelazione. Era un nome familiare, quindi ho detto, ah, ok, ho già sentito questo nome, quindi niente. Sto qua. È sparito Panozzo? Mi pare di sì, sì. Ma quindi, scusate, loro sono i genitori dei bambini, di quei hanno dei figli, ma i video porno li fanno solo tra di loro, come coppia, no? Sì, 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 creano loro dei loro contenuti hard. Ok. Comunque è cambiato... Ci stanno dicendo che la live lagga molto. Sì, l'ho visto. A me dice che non ci sono problemi, non comprendo. Aspetta che tolgo la condivisione. Ma forse perché la definizione è troppo alta? Boh. Ecco, in questo caso, a proposito di linguaggio, lagga cosa vuol dire? Che fa scatti. Cioè, lag vuol dire ritardo, c'è un ritardo nel segnale. Ma infatti, prima l'ho notato perché c'è stato un picco di spettatori, poi tutti si sono lamentati e c'è stato il calo. Non so perché, però io la sto vedendo abbastanza fluida, poi però magari mi sbaglio perché la sto sentendo senza audio da Twitch, no? Io sento il vostro audio tramite Discord. Vabbè. Saltando di palitrasca, visto che parlavamo di linguaggio, quindi è nato un nuovo linguaggio, uno degli articoli di Siccome Bill Magazine, che è il nostro magazine, quello scritto da Veronica, parla proprio... Faccio io. Non tu? Non l'hai scritto tu? Ah, ma l'articolo, no, perché hai detto da Siccome Bill Magazine, scritto da Veronica, e dicevo, è il mio magazine, solo con i miei articoli. No, l'articolo di Siccome Bill Magazine, che parla... cita Avatar, no? Eccolo. Quindi questo Avatar 2 e questo interessante, in ogni caso, linguaggio che è venuto fuori, che ricorda un po' il linguaggio dei segni, giusto? Questo dicevi? È proprio una lingua dei segni inventata. Ok. È letteralmente una lingua dei segni inventata. In Avatar 2 c'era, cioè in Avatar 1 c'era già la lingua Na'vi, che era la lingua pianificata, fatta apposta per gli abitanti di Pandora, cioè di questo mondo appunto immaginario protagonista del film, e in Avatar 2, essendosi spostati fondamentalmente a Pandora, avendo conosciuto un'altra tribù, chiamiamola in questo modo, questa tribù si muove nell'acqua e quindi ha sviluppato un linguaggio dei segni, una lingua dei segni propria, che è unica, quindi non hanno preso una qualsiasi altra lingua dei segni al mondo, come potrebbe essere quella italiana, quella americana o quella britannica, ma ne hanno creata una nuova. E questo è stato abbastanza particolare, perché nonostante nei film e nei libri si sia creato molto spesso, diciamo, delle lingue apposite per appunto gli universi finzionali, il fatto di creare addirittura una nuova lingua dei segni è stato molto coraggioso, ecco. Tu pensi che possa... Scusa Marco, dimmi. No, non ero io. No, stavo guardando io, perché ho notato che tutti parlano di... Io sinceramente non l'ho visto Avatar 2, ho visto l'1 ma non me lo ricordo perché quanto tempo fa uscito, 10 anni fa. 2010. 2010 era? Sì. 13 anni fa. Ok. E noto che tutti ironizzano sul fatto che gli Avatar si chiamano tra di loro bro. Sì. Ma è vera sta cosa? Sì, 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 sì. Ma... sì. I ragazzini, cioè i figlioletti degli Avatar, sì. Cioè, che poi non sono degli Avatar, dei Na'vi. I figlioletti dei Na'vi.
Bro. E si chiamano tra di loro bro. Mm-mm. Sì. Sì, un ma, po' strano. Curiosità, secondo te, Veronica, ma questa lingua dei segni, cioè noi, ad esempio, da ragazzini usavamo l'alfabeto farfallino, no? Oppure, cioè, secondo te, non conosci l'alfabeto farfallino? Mai usato, mai Giacomo, visto. Giacomo, per favore, Giacomo, di una frase con l'alfabeto farfallino. Ma è quello tutto che devi mettere la F davanti alle vocali, vero? I fiche fele fe, cosa vuol dire? Ah. Ok. Non lo usavate questo? Io sì. Un altro piccolo, gap. Secondo te, Veronica, può prendere piede una lingua come questa inventata da Avatar? Ma dipende, a volte è successo, a volte no. Nel senso, nel ragazzi, caso del sono... Klingon ci sono state un sacco di convention e durano ancora adesso da una trentina d'anni e ci sono persone che lo parlano effettivamente. Dipende un po' dal successo cinematografico e da come viene percepito dalla fanbase. Cioè, nel senso, se io amo così tanto magari quel mondo, allora cerco dei luoghi, solitamente prima su internet e poi nella realtà, in cui potermi esercitare e identificarmi in un certo senso in quello che mi piace. Può darsi, sì. Però della lingua dei segni dei Na'vi non c'è ancora una grammatica online, quindi se la si volesse imparare sarebbe molto complesso al momento che non c'è uno scritto. Del Na'vi invece sì, ci sono un sacco di siti, un sacco di grammatiche più o meno semplificate da cui attingere. Che è sempre legato a un prodotto multimediale, no? Alla fine, per cui è ricerca identitaria verso quel presupposto lì. Per cui secondo me che diventi una lingua generale, parlata quindi da molte persone, la vedo un po' dura. Però ci sono delle cerchie, a me viene in mente l'elfico del Signore degli Anelli, che c'è gente che lo sa e lo parla, e tanto di cappello, perché è difficilissimo. Però è tutta un'idea identitaria rispetto a un'opera nella quale tu ti rifletti perché vuoi evadere dal mondo. Ci sono anche queste idee qui, no? Per cui è molto ma viene più... usato anche molto nei giochi di ruolo, nel senso, ad esempio, magari se si fa un gioco di ruolo si dice ok, anziché inventarci una lingua nostra, ne usiamo una di universo finzionale in modo tale che giochiamo con quella, oppure quando vai, non so, a convention di fumetti o di serie TV, eccetera, sicuramente magari se ti vesti, ecco, se fai ad esempio il cosplay è figo anche che parli la lingua da cui sei vestito, no? Certo. Cosa che in realtà una delle lingue che, come dicevamo l'altra volta, la lingua dei segni per i muti e sordo muti oltretutto, e sarebbe interessante imparare solo sordi, non muti, okay. No, perché dire sordo muti è offensivo. Ah, scusa, ok, sordi. Ma va, okay. Allora, non si può dire sordo muti. Era uscito in una live, non è ben vista. Come mai? Io che ho dimenticato tutto, non mi ricordavo. Perché no, ricordavo della puntata, però non pensavo che il termine proprio fosse addirittura offensivo, perché ormai bisogna stare attenti anche a... Chiede il punitore se era fanpage, era VD News il sito? Era VD News, sì. Okay. No, ma come mai, vero, sta cosa? Perché non hai, cioè non sei... muto, ci sono dei sordi che possono, cioè nel senso, in realtà il sordo di per sé ha l'apparato vocale perfettamente funzionante, mm-hmm. Quindi non infatti riesco a collegarlo perché non vocali riescono a parlare. Sì, certo. Bene. Non so. Io in realtà pensavo che sordo e sordo muti fossero due cose completamente diverse. Anch'io. Nel senso che perché non esiste il sordo muto, no, c'è anche il sordo muto, però allora, non si sa. Altro, allora sicuramente è difficile cominciare a parlare nel momento in cui tu non senti niente, no? Infatti si fanno dei percorsi molto difficili anche per cominciare a parlare se tu di base non senti. Infatti la voce dei sordi è spesso percepita come strana, no? Perché loro non si sentono e quindi imparano a muovere delle cose ma non hanno un feedback di quello che dicono. Quindi insomma già è un po' particolare come cosa. E quindi è molto più probabile che le persone sorde poi siano anche mute, nel senso che poi scelgono di non utilizzare l'apparato vocale. Ok. Mi è chiaro. Vedi che servono queste live, Marco. Vedi no, in realtà ne avevamo parlato in live qualche mese fa, ma non mi ricordo con chi. Io ho fatto una live del mio gioco di linguistica attiva.
e ho chiamato proprio l'interprete che parla linguaggio. Sì, sì, ho chiamato l'interprete della lingua dei segni italiana, abbiamo scoperto un po' di cose. Live che se volete recuperare, se vi va, potete farlo, tra l'altro. Potete andare su YouTube, ci sono le live, ci sono tutte le live caricate. Facciamo un gioco. Ho 6 carte. Giacomo, scegli numero 3. Una, due, tre, quattro, cinque, sei. Scegli la numero 3, quindi 1, 2, 3. Disgusto. Disgusto. Mamma mia, che emozione. Allora, facciamo questo gioco. Veronica crea uno scenario, no? Tu immagina uno scenario dove sarebbe possibile trovare disgusto. Ok? Con la lingua dei navi, però. No, no. Per forza. Poi, no. E Camilla pensa a delle probabilità, quindi ho delle cose che possono succedere, compresi degli imprevisti, ok? In base a questo scenario. Aspettate un secondo. Devi pensare che l'interprete è Giacomo, quindi abbiamo Giacomo in uno scenario. Wait un secondo. Che, un attimo. Spengo un attimo la live, la termino, sistemo una cosa e la... Se devo scegliere in particolare per che cosa mi arrabbio ultimamente, però no, vabbè, in generale... è l'ingiustizia sociale, il bullismo e la non presa in considerazione delle minoranze. In particolare ultimamente mi sono arrabbiata sotto un video di TikTok in cui c'era una ragazza che aveva postato un suo video con uno di quei filtri in cui tipo... come ve lo faccio spiegare? Vabbè. Cambia la musica e a un certo punto c'è tipo lo... lei rimane tipo come in una foto, per capirci, cioè tipo che lo fanno tipo da fighe, no? Che tipo stanno camminando e a un certo punto si blocca e rimane tipo fotomodella, no? Non so come dire. Sì. Cioè, ok? Avessi capito, e praticamente però questa ragazza non rispettava gli standard di bellezza classici e quindi c'erano una marea di commenti, di insulti rispetto al fatto di come lei si era permessa di fare questo trend. O in generale gente che taggava altre persone a dire quanto è brutta questa, che ridere, oddio, eccetera eccetera, insomma enfatizzando tutti i suoi lati estetici che non erano appunto canonici. E a me questa cosa qua ha fatto ribrividire perché c'erano una roba come 3.000-4.000 commenti di questo tenore. E quindi ho pensato, sì, quando si parla tanto di cyberbullismo, che cosa brutta e cattiva, quando in realtà non appena qualcuno esce dai canoni e fa una roba che sarebbe riservata a coloro invece che sono nei canoni, boh, giù duro a prendere in giro, per essere carini. E a ragazza, me cosa... per caso stava bevendo un drink, tipo in un locale? Non mi ricordo. Ah no, perché sennò io ho visto un video simile, avevo fatto anche la risposta un annetto fa, però non è quel video, è una cosa recente. No, non è con un drink, mi sembra, era solo la sua faccia. Beh, ma mi sembra che ultimamente anche la Ferragni, solo perché si è messa in intimo per pubblicizzare un intimo, l'hanno insultata dicendo, no, che era grassa perché ormai non è più... Ma in realtà su TikTok è pieno di cattiveria. È pazzesco, cioè... TikTok è pieno di cattiveria. Ma perché i giovani si lasciano andare di più, secondo me. Siccome è popolato da 17-enni, 16-enni, che per quanto ne vogliano mettono la data di nascita falsa, hanno appunto, cioè non hanno freni inibitori, quindi sono cresciuti vedendo una persona sovrappeso, dirle grassa per loro è normale, quindi come vedono una persona sovrappeso appunto fanno ironia, neanche dicono grassa e dicono, paragonano la persona con qualche oggetto grande. Però per loro è normale, cioè la risata, capito? Non usano il linguaggio di tipo di... come si chiama? Di quel gioco. Non so perché un sacco di prese in giro vengono fatte associando le persone a Clash of Clans, forse? Sì. Tipo? In che senso? O Golem. Ah, sì, penso. Sì. Ah, è presente. Quegli insulti, tutti sì. Gli insulti sono fatti così e si pensa che la persona non lo capisca, però per me è palese che si riferiscano a quello. Beh, no, non che dare del golem a una persona anche prima di Clash Royale sia qualcosa di interessante. Non è che ci fosse questo abbinamento mentale.
No, ma poi senti, Marco, invece... codardo a dire una cosa pensando che quello non lo capisca, però facendo un commento pubblico, perché ti prendo per il culo, ma in realtà forse tu non lo capisci, ha ha ha. Cioè, oltre a insultarti, ti prendo pure per cretino. Cioè, è terrificante. Pazzesco. Marco, a te cosa fa arrabbiare invece? Allora, il voler scavare gallerie con cucchiaini anziché con le ruspe. È la metafora, nel senso... Certo, l'abbiamo capito. Nonostante... cioè, andare contro il progresso, in sostanza. Quando abbiamo i mezzi per poter fare determinate cose, comunque per una ragione o per l'altra, una cosa culturale, sociale, non lo so, quello che volete, tendiamo sempre a utilizzare la via più difficile, quindi... c'è da fare documentazione di qualcosa? No, tutto cartaceo perché l'amministrazione vuole carta. I libri che stanno diventando ebook? No, i professori li vogliono cartacei. Cose che possono essere molto più comode e molto più efficienti, tipo registrare anche le lezioni. No, non si può fare perché? Perché no? Ok, grazie per la motivazione. Tutte cose che potrebbero essere utili, ma non si fanno per un retaggio culturale o perché il progresso fa paura. La novità fa paura, e quindi questo mi dà molto fastidio. Ok. Camilla. Ma, allora, voi avete detto praticamente già un sacco di cose che avrei voluto dire io, quindi ogni volta io pensavo una cosa, poi uno di voi la diceva. Quindi non lo so, stavo... no, no, magari c'è cioè, un sacco di cose che mi fanno arrabbiare, quindi a voglia. E, nel mio caso specifico, non citando cose, diciamo, macro temi, è un po' la tendenza all'ipersemplificazione di questi tempi, che non è un rielaborare qualcosa che si sa per tramandarlo, perché quello è sempre stato fatto ed è sacrosanto, ma è un po' l'idea che tutti sappiano un po' di tutto e quindi possano poi, tra virgolette, sentirsi esperti in qualsiasi cosa. E questo va un po' a discapito delle persone che hanno del sapere, lo vogliono comunicare, spesso vengono fraintese o ridicolizzate, il tutto ovviamente... unito anche un po' con, ne parlava Valentina qualche volta fa in un suo reel pure, che non c'è, la salutiamo, il deficit attentivo un po' generale che stanno creando i social, no? Quindi questa tendenza che tutti sappiamo un po' tutto, quindi abbiamo questa impressione quando in realtà ci sono dei temi complessi che possono essere spiegati, ma sono complessi, quindi non vanno, non lo so... ipersemplificati, appunto. Era molto teorica come idea, però spero di aver fatto capire cosa intendi. No, ma allora il problema, secondo me, spesso al di là di cose reali, come dicevamo appunto, il sostenere l'ambiente o delle azioni, oppure come dice Marco, in questo momento, secondo me, c'è una convivenza. Molto strana tra generazioni, no? Lo è sempre stato, però il problema è che la vostra, da voi in poi, va talmente veloce, dove già mia madre, che ha 73 anni, risulta come addirittura di un'altra vita, cioè proprio si parla di un'altra storia, lei fa fatica a capire, a relazionarsi e a venire dietro, no? A quello che sta succedendo o alla velocità con cui sta comunicando. Noi che siamo una via di mezzo, ad esempio, Marco, io prenderei quei commenti dei tuoi video, no? Perché possono essere un'occasione anche proprio, cioè anche lì, no? Spesso noi, dico noi perché avendo anch'io il profilo, riceviamo, no? Come diceva Veronica, degli insulti o dei messaggi. Che per quanto, parliamoci chiaro, io Giacomo credo che la rabbia sia funzionale nel momento in cui la provi, ce la puoi rendere funzionale e trasformarla, no, in energia, ma anch'io sono d'accordo con te, cioè meno mi rompono le scatole, meno mi fanno arrabbiare e più sono contento, non è che ci sguazzo, però a volte magari quando leggi dei commenti dici ma rossa, cioè due sono le cose, o spengo il profilo, mi cancello e no, e...
veramente, cioè, ti tolgo anche la possibilità di proferire parola, oppure ci sono dei commenti o delle persone che interagiscono che dici altro che rabbia, cioè non sai dove collocarli, no? Ma Giacomo non ha haters, quindi non riesce a capire. Io voglio dirlo. Non riesce a capirla sta cosa, nessuno odia. No, io ti posso dire perché ho un mio comportamento a riguardo, perché ci sono stati casi, perché ovviamente è impossibile. Io meno male, no, ti giuro. No, tranquillo. No, ci sono stati delle persone, ma non è che, cioè, insultato mai, ok? Non è mai successo. Anzi, è stato molto divertente una volta, una mia cara amica mi ha insultato goliardicamente su TikTok con me lì vicino, sotto un video. Non si aspettava che nel giro di un'ora, due, avesse avuto un esercito di persone che la insultassero di rimando. Che cosa stai dicendo? No, vabbè. Però ci sono stati dei momenti in cui c'erano dei commenti o che non avevano capito o negativi, o mai insulti, fortunatamente. In questo mi ritengo molto fortunato. Però in generale, quando ci sono quelle cose lì, gli do il minimo peso possibile. Io non ho mai risposto a dei commenti in tal senso, a meno che non ci sia un'incomprensione proprio nel significato, cosa che non mi è mai capitata fortunatamente, e quindi non gli do il peso che loro pensano di avere con dei messaggi del genere. Io è una tattica che ho sempre cercato di utilizzare, mi sono reso conto dopo, sin da quando ero piccolino, cioè avevo dei compagni di classe che mi lanciavano le palline di carta quando ero alle elementari, non li cagavo, fine, e poi si annoiavano e non lo facevano più, e è sempre stata la mia reazione in questo caso. E quando non dai la giusta attenzione a persone che cercano dell'attenzione, poi non lo fanno più. Questo è un bel consiglio, vedi? La teoria del dubbio. Come affrontare, no? Ah, no. L'ho riconosciuto poi che ho sempre fatto così, ma mi ha sempre aiutato da quel punto di vista. A me invece, nei commenti degli hater, tipo quando mi scrivono qualcosa di particolare, è tipo, quello che scrivi è una baggianata, ormai lo sappiamo che... La scienza, insomma, scrivono le cose che devono dire, boh, io commento con un semplice tipo ok dottore, va bene ingegnere, cose del genere, cioè, li prendo per il culo. Secondo me non è la strategia giusta, perché gli dai ancora più adito, gli dai ancora più sguazzo. Me ci sguazzo in questa cosa, cioè nello scontro. Basta che non te la pigli, no? No, ma io assolutamente, ma figurati, assolutamente, mi diverto. No, però tornando al discorso dei messaggi che hai ricevuto sotto il tuo ultimo video. Sì. Adesso metterli... Riusciamo a vederlo? O... Sì, l'ho preso prima, aspetta. Allora, vediamo se non è specchiato. Allora... No, non si vede. Ah sì, no, forse sì. Però mi sa che è specchiato. Se volete ve lo leggo direttamente. No. Più che specchiato, magari meglio che lo leggi, perché... Lo leggo direttamente. Perché altro l'idea era di vedere il video, ma vabbè, è uguale. Chi ha creduto nella scienza in questi ultimi due anni è stato preso in giro da vili affaristi. Quattro emoji di questo tipo. Che proprio in nome della scienza, con la scienza, ha tolto libertà e dignità all'uomo. 1, 2, 3, 4, 5 faccine, sempre così. Hashtag io non dimentico. Vabbè. Okay. Ma non è che è ironico. No. Purtroppo no. Scienza. Ah, però forse scienza con l'H è una presa in giro alla scienza. Sì, una presa in giro per la scienza. Però ecco, quello di cui parlavo proprio nel dire ipersemplificazione, cioè una persona che non ha competenza, è giusto che non ce l'abbia perché farà altre cose nella vita, però di rispettare magari chi ha una competenza in una certa cosa. Questo era anche il punto di quello che volevo dire io. Spesso non succede sui social questo. No, perché sui social tutti si sentono in dovere di criticare e dire la loro, quindi non hai mai... Ma è proprio per questo che a questo punto non diamogli lo spazio che cercano di ritagliarsi in un ambito che non è il loro. Scusa, Giacomo, io non mi sono mai messo a insultare Marco sotto i suoi video perché parla, cioè io che ne so di quello che parla, io imparo sempre e basta. Mai mi sognerei di andare a dirgli qualcosa di cui non ho competenza. E allora bisogna un attimino, secondo me, preparare il terreno
per questa cosa, cioè cercare di evitare di dare legittimità a queste persone. Io appena, metti caso che quel commento fosse arrivato sotto il mio video, ciao! Ma lo avresti cancellato? Ma no, 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 cancellato mai. Io la trovo una cosa orribile. Se tu hai voluto commentare, perché hai voluto commentare, e hai preso dei minuti del tuo tempo per commentare, e andarli sprecati sarebbe brutto. E c'è, rimane lì. Se qualcuno vuole vederlo, bene. Se qualcuno non vuole vederlo, bene. Io sono tra il secondo gruppo. Sono d'accordo. Sul discorso che diceva Camilla, no? Sugli argomenti, su ci sono dei punti di riferimento, no? Quindi le nuove generazioni però mettono in discussione tutto, cioè col fatto che c'è Google, col fatto che in ogni caso la verità non è quella che ti dice il medico, il professore o la persona che ha esperienza, ma se lo dice Google vuol dire che è vero, ma questa è un po' la tendenza. Non solo le nuove generazioni comunque. Le nuove generazioni secondo me. Quello un po' tutti. No, perché, cioè, io, da quello che hai detto tu, il pensiero è corso ai vaccini anti-Covid. Non so perché, correlazione molto, molto rapida. E non è solo, secondo me, una caratteristica delle nuove generazioni. Molto spesso abbiamo degli strumenti che ci fanno sentire potenti, e se abbiamo 12 anni o 60, questo ci dà forza e ci dà... È come se avessi una persona dietro che ti dice «Dai, stai andando bene!» E a quel punto ti senti legittimato a dire un po' di cose. Secondo me non è una prerogativa della nuova generazione. Basta vedere quello che è successo, sia con la guerra in Ucraina che con i vaccini, secondo me. Due casi emblematici, a mio parere. No, aspetta, che si utilizzi per avere conoscenze, per parlarne, perché ormai tutti parlano di tutto, è un conto. Fare però dare valore a chi sa, a chi studia, a chi conosce la materia, in realtà, cioè, dico nuove generazioni nel senso dal digitale in poi, no? Poi magari anche gli adulti lo fanno, ci mancherebbe. Però per dirti, la generazione prima della mia non lo fa, e la mia non tutti, cioè noi andiamo più dal medico, nel senso che se lo dice il medico io non vado a vedere su Google che cosa ho, lo chiedo al medico, poi al massimo dopo che me l'ha detto lui vado a verificare che cosa posso fare. Cioè, c'è un po' questa... Io per esempio su questo sono consapevole di sbagliare, però a me diverte andare a cercare quello che potrei avere su Google, farmi un'idea e poi vedere effettivamente c'è un riscontro con il medico. Ma in realtà è successo un paio di volte di averci azzeccato, sinceramente, magari per cose semplici, però poi il medico mi diceva che avevo quella cosa, nulla di grave, ma che io avevo già trovato e che avevo preso in considerazione. Non sono un medico, però la mia curiosità mi spinge a digitare su Google, mi fa male qua. Non avrei scoperto di avere l'endometriosi senza Google, dopo essere stata da fior fior di ginecologi per 2 anni della mia vita, senza dei blog, ragazzi, è terrificante. Abbastanza. Non avrei fatto la prova di andare in un centro specializzato a vedere se effettivamente ce l'avevo. Quindi anche lì io sulla questione delle diagnosi mediche, è vero, è difficile, però sono anche uno strumento. Io non avrei mai capito da che professionista andare, probabilmente me ne sarei stata con la malattia senza sapere cosa farne. Invece a me è capitato... No, scusate, Vai. No, l'unica cosa che volevo dire, secondo me, quando si cerca su Google in generale bisogna stare attenti alle fonti, a cosa stiamo leggendo, quella è la prima cosa. Su che sito, se sono dei paper, insomma, bisogna stare attenti. Nel caso del blog, vabbè, lì magari c'è un confronto, poi comunque tu sei andata nel centro, ovviamente, non è che ti sei fatta l'autodiagnosi, ma quello è un discorso medico, ma su qualsiasi cosa, secondo me, bisogna stare attenti a quello che si legge, chi lo scrive, insomma. Sì. Una cosa che invece a me è capitata è l'opposto, ovvero avevo dei sintomi nel 2019, sono andato a cercarlo, ho letto una parola che era sclerosi multipla, da lì ho passato un anno con l'ansia di avercela e ho fatto anche la risonanza per la paura di avere una possibile cosa. Quindi io ho idealizzato i miei sintomi, cioè stavo ricercando la conferma in quella pagina, no vabbè non quella, però in internet in sostanza, ricercavo la conferma dei miei sintomi in quella malattia. Quindi può essere un'arma a doppio taglio davvero. Sì, anche perché appunto magari nel caso di cose
più lievi, mi viene da dire, o più comuni, con l'endometriosi, che comunque è parecchio comune come patologia. Sicuro che 5 ginecologi non avevano idea se ero sana. Io stavo benissimo, ero pazza, me lo ricordo. Vabbè, quindi sì, no, siamo comuni in realtà come cosa, però nessuno sa. No, però cioè, quello che cercavo di dire io, al di là dell'esempio endometriosi, magari finché è un raffreddore o è il Covid o è, non lo so, la gastroenterite, uno si può arrivare anche tramite Google, poi ci sono, diciamo, delle cose più serie, come nel caso di Marco, mi viene da dire, dove possono crearsi poi anche delle situazioni brutte, perché si misinterpretano dei sintomi. Magari lui, andando subito dal medico, si sarebbe tolto quest'ansia sin da subito, no? Anziché arrivare in quello stato mentale lì. Quindi sì, cioè, anch'io lo faccio, poi sto dicendo qua, però sono la prima a farlo. Però so sempre che poi devo andare da un medico nel caso in cui, cioè, non mi affido a quello. Obiezione, cioè, nel senso, forse usiamo tanto Google perché l'accessibilità ai servizi sanitari forse non è così immediata, esatto. Perché poi bisognerebbe anche chiedersi, no? Perché la gente usa tanto Google. Sì, sì, quello è vero. Perché è più accessibile Google. Cioè, perché, gratis, no? Perché se vuoi fare una visita domani devi tirare fuori un bel po' di soldi. E esatto. Perché... cioè, è... lì sì, forse se la prenoti passano i mesi. Mi dice che ho un problema legato al reflusso, lo comunico al medico di base. C'è Jack X, poverino, che sta scrivendo la sua storia. Sì, esatto, ci stava raccontando. Infatti, no, divisa per messaggio, divisa per messaggio, perché a quanto pare Streamlabs banna i messaggi lunghi. Ma in realtà Streamlabs c'è sempre stato, ma non bannava prima i messaggi lunghi. Boh. Oltre i 500 caratteri li toglie, non so perché. È perché sono troppo lunghi. Adesso sta scrivendo 3 parole per pelo. No, ma c'erano dei commenti le altre volte lunghissimi. Nessuno l'ha ascoltato. Sì, non è stato un problema. Sì, bisogna rivedere il bot. Comunque stiamo perdendo molti frame, quindi... Sì, non mi spiace, volevo rispondere a lui, ma non... Yeah, no, ha finito di scrivere. 5 giorni di luce, no? Dice 5 giorni di luce, hanno risolto dopo 2 mesi di tosse continue, eccetera. Ah, ok, ha risolto. Sì, no, ma tutti noi credo, insomma, che... Qua non era il discorso, era forse sull'utilizzo dello strumento. No, lui sta dicendo che ha risolto grazie a Google, da quel che ho capito. Sì, 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 ho capito. No, l'ha detto lui al medico di base, ho sentito, cioè ho letto. No, dico appunto che un po' il discorso è... io ritornavo a quello che diceva Camilla, in ogni caso di dare più importanza anche a chi la sa, e quindi di non mettere sempre in discussione il parere del professionista. E invece poi alla fine nella realtà anche il confronto è utile, perché forse anche il professionista a volte pecca di poca umiltà, non lo so, non ho idea, o di poca attenzione, non ho idea di cosa possa... No, sono un po' così, volevo chiudere perché in realtà volevo fare un'altra cosa, ma vedo che sono quasi le 10:30, in più stiamo laggando. Ormai con questo termine nuovo, via... Piano piano, esatto, da boomer, prossima volta niente cose cringe, e noi siamo in online, cioè saremo in diretta di nuovo lunedì prossimo, non domenica, quindi alle 21, quindi riprendiamo il lunedì, e vi diamo appuntamento il 13, chi di voi c'è il 13? Venerdì 13 c'è qualcuno? Non c'è nessuno. Venerdì 13, Ci dovrebbe essere live singola di... Ok, potrebbe essere che venerdì 13 ci sia qualcuno di noi, di voi, anzi. Sì, venerdì 13. Brutto, in diretta, altrimenti ci vediamo lunedì prossimo, sicuro, che è il 16 alle 21. E seguiteci sempre su Sì Come Bill Magazine, abbiamo anche tutte le pagine LinkedIn, abbiamo Telegram, potete insomma arrivare a noi in qualunque modo, meglio agli influencer, e quindi niente, io direi che è stata una bella live, ci spiace che non c'era Valentina, e ci spiace anche per il live, però te la invidiamo molto. Grazie Giacomo. Giro, ragazzi, sta in vacanza, ma scusa. E niente ragazzi, un saluto a tutti e ci vediamo settimana prossima. Ciao bellissimi. Ciao. Buona notte.